Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed Black Flag. Allora, dobbiamo andare a sbloccare la cosa che ci interessa, cioè l'aquilotta dall'altra parte. Aspetta, qua sembra ci sia un percorso parkour. Oh yes, baby. Ah, non ti sei fatto male. Bravo, così mi piace. Allora, qua c'è un signore molto particolare qua sopra. Piacerebbe sparargli. È morto, vero? È morto. Andiamo anche a depredarlo, magari c'è qualcosa di interessante. Sali. Depreda. Cos'è? Ah, oh, i pirati. Grandi pirati. Ok, bene così. Mettiamo anche questo qua sopra. Ah, you're dead. Ok, dobbiamo andare a sbloccare la seconda aquilotta, perché senza siamo un po' persi, perché non si vede niente qua. Libera gli ostaggi. Che ostaggi? Ah, qui gli ostaggi. Allora, sali qua. Eh no, pensavo ti nascondessi nella vegetazione. Allora, usiamo i dadi del furore. Incazzati, vai. Picchialo. Grande. Con chi ce l'hai, scusa? Ma cazzo sta andando? Bravo, ora tanto muore perché il veleno lo ucciderà male. Ok, dai, 3, 2, 1, 0. Molto bene. Mai stato così semplice. Zona vietata, non mi interessa. Andiamo anche a derubarli, magari mi dà i dadi del furore indietro. Sarebbe una cosa piuttosto strana, ma ehi, non si sa. Dov'è il cadavere? Lì. No, senti, no. Ok, scimmia assassina. Le prenda e basta. Grazie. Sì, se vedi un cadavere non è per niente colpa mia. Cosa stai pensando mai? Certo che no. Ok. Posso prendere l'arma? Sì, vero. Raccogli arma. Aspetta, vuol dire che ho lasciato le mie? Ah, no. Però sarebbe bello avere anche armi a bestia. Allora, saliamo su sta torre, dai. Velocemente, magari. Direi che si sale per di qua. No. Da qualche parte si inizierà a salire. Ah, qua c'è una crepa. Qua c'è una crepa. Senti, allora. Shift più clic. Non si fa così. Ah, ecco. Cioè, più clic. Parliamone. Qua c'è un mattoncino. Ah, grande. Ok, ora qua c'hai le cose che ti piacciono tanto. Bravo così. Sali, sali. Sali, sali, sali. Ah, questa è la mia scimmia preferita. Oh, cazzo fai? Vola ma... No, no, oh, ma sei scemo. Ma io non lo so. Ma ti droghi? Troppi dardi soporiferi, secondo me, eh. Vola. Eccolo qua. Sincronizzati. Alleluia, anche l'altra metà isola ce l'abbiamo. Molto bene. Ora possiamo andare alla missione senza troppe preoccupazioni. Che volo della Madonna. Parliamone. Voi quasi quasi farei un doppio assassino.
Giusto perché posso, non per altro. Non state mica andando a chiamare. Oh, merdace. Vanno a chiamare i soccorsi. Ok, allora, ecco qua. Ciao. Un uomo d'affari, sequenza 5, inizia missione. E là, ciao Adevale. Dimmi. Ecco come andrà. Torres incontra Prince, gli consegna parte del riscatto e gli dice che il resto è in arrivo. Quando vediamo il saggio, tu porti il resto dell'oro, fai lo scambio e te ne vai. Io li sorveglierò da vicino. No, Kenway, in questo piano sei da solo col rischio di perdere la fiducia della ciurma. Mi viene la nausea se penso di fare affari con quell'unido schiavista. Andiamo, amico. Quando avremo il saggio, saremo ricchi. Non certo se Mastro Kid ci arriva prima. Kid? Cristo. È qui per ucciderlo. Kid? Kid? Li mortacci tua, Kid? Kid? Pedina. Kid, ti giuro t'ammazzo. Però posso... Kid, che cazzo fai? Kid, t'ammazzo, lo giuro, Kid. Kid, mannaggia te, Kid. Segui Prince e Torres. Eh no, che cazzo, sono in tre ora. Quanto è passato dal nostro ultimo incontro, signor Prince? Un anno? Quasi 18 mesi. Avete descritto la prima volta questo Roberts nel novembre del 1715. Hai capito. Oh, scusa. Sono lì, sono lì. E tu cosa cazzo guardi? Molto è cambiato da quella volta. Vattene! Sono più governatore, per esempio, che mi sono dimesso l'anno scorso. Ah, bene. Neanch'io. Ah, io. Che ne abbatta le armi. Forse gli inglesi hanno infine deciso di convertire gli schiavi alla fede cristiana. Non la posso neanche uccidere. Calmaci, siamo vicini. Tranquilli. Nessuno qui è così stupido da farlo. Chi è cazzo? Stupido? Ah. Cosa intendi? Non è peccato schiavizzare un cristiano. Quindi, innalzare le loro anime da animali o sarebbe come invitare una bestia da sola alla propria. Scusate l'infarzia, ma quanto. Ci siamo quasi. Oh merda, li vuole uccidere. E io come faccio ad andare lì? Non ti muovere, schiavo. Affronta la tua punizione da vero uomo. Dove stanno andando? Mi ha negato questo diritto da me. Trovo tutto questo rivoltante. Nonostante tutto, credo che ogni uomo meriti rispetto e opportunità. State calmi. Trovo tutto questo rivoltante. Nonostante tutto, credo che ogni uomo meriti rispetto. E dove stanno andando ora? Ah, voi spagnoli. I vostri legami con i mori vi hanno sporcato il sangue e vi hanno ramollito. Questo non vuol dire che credo nell'uguaglianza. Ah, ma Kid sta là fermo ora? Certo, gli uomini più capaci e acuti devono comandare, ma non si guadagna davvero dalla pratica della schiavitù. Nel breve termine rende bene, sì, ma alla lunga ci rende vittime eternali. Zona vietata? I don't give a shit. Siamo vecchi, e non vedremo mai. E ci importa. Continuiamo per i tetti, sì. Vai. Dove metti il piede?
Uccidi gli artiglieri. Oh merda. Sono qui, li vedo. Per la virtù. La virtù. Non intendo sprecare il mio tempo parlando degli schiavi e delle loro condizioni. Concludiamo questo affare e poi prendiamo tanto. Oh merda. Qua la cosa non si fa buona. Ascolta la conversazione. Dov'è la conversazione? È vero quel che si dice di voi, signore. Siete stato governatore della Florida. Sì. Molti hanno servito la corona. È una dinastia di politici. Ho sempre pensato all'eventualità di entrare in politica. Temo di avere troppi soldi e troppi pochi. A proposito di Pucci Prince, ho sentito che eravate con Henry Morgan quando attaccò Panini. Fu nel 71 o sbaglio? Ti sbagli. Oh, è vero, sì. Ma non bisogna sopravvalutare i valori ottenuti sul campo di battaglia. L'assalto fu un duro colpo e un tremendo Oh merda. Salto un duro colpo e un tremendo spettacolo. Soltanto molti anni dopo ho sbagliato la spada, ho una più sicura e ben più redditizia. Viaggi e commerci. Così si fa il turismo. Signore, vi dirò. Ah! Che palle! Era tutto concentrato. Ma dove devo iniziare? Guarda, se me lo fa fare tutto. Oh, gli mortacci suo. È vero quel che si dice di voi, signore. Siete stato governatore della Sì. Sì. Molti hanno servito la corona. È una dinastia di politici. Ho sempre pensato all'eventualità di entrare in politica. Ma temo di avere troppi soldi e troppi pochi. A proposito di voce, ho sentito che eravate con Henry Morgan quando attaccò Paris. Oh, tu chi sei? Non vale. Come cazzo, quando mi ha visto? Non ho fatto niente io. Dana, Eva. Ok. No, ci vuole calma in questa situazione. Ci vuole calma. È vero quello che si dice di voi? Siete stato governatore della Florida. Esattamente. Sì. Molti hanno servito la corona. È una dinastia di politici. Ho sempre pensato all'eventualità di entrare in politica. Ma temo di avere troppi soldi e troppi pochi anni. Ok, a proposito di voce, ho sentito che eravate con Henry Morgan quando attaccò il panico. Vabbè, sali. Ma riusciamo a fare qualcosa qui dall'alto? L'assalto fu un duro colpo e un tremendo spreco di oro e di risorse. Soltanto molti anni dopo ho sguainato la spada al servizio di una causa più sicura e ben più redditizia. Viaggi e commerci. Così si fanno i veri soldi. Sì. E signore, vi dirò una cosa. L'onore si gusta assai meglio se lo si compra. E
cattura anche molto di più. Eh sì. Già. Guarda Kid, come cacchio è arrivato già qua? Ma di certo senza compagno. Sono imbarcato su un mercante inglese. Ok. È il momento. No. Non finché non vediamo il saggio. Qui saremo tranquilli. Vediamo i soldi. Non è che una parte del denaro, il resto è qui vicino. Sapete, mi duole vendere un uomo della mia razza per soldi, signor Torres. Ah. Ditemi di nuovo, che ha fatto questo Roberts per farvi arrabbiare? È un costume della pietà protestante che non conosco? Forse un'altra volta. Cosa? La prossima volta. Provate a non farvi seguire. Sistemateli! Oh, merda. Brava, Kid, brava. Complimenti. Hai rivelato i miei piani, Kenway. Per una buona causa. Oh, merda, io volevo usare le pistole. Vai, Kid, ammazza tutti. No, no, Kid, no. Jim, fermo. Jim, ma che Jim? È Massimo, è Jimmina. Pare che ti sparo, Calma, amico. Possiamo farlo insieme. Che troia. Sei una troia, ma di quelle. Ah, ma che palle, ma quante ne ha? Fermo, ma che cazzo, è una scimmia peggio di me. Jim, fermo. Ah, dodge breeze. Maledetto bastardo, levami le mani di dosso. Non ti farò uccidere quella gente, Kid. Dobbiamo trovare il saggio. Seguo quel porco da una settimana, ogni sua mossa. Trovo qui non uno, ma due dei miei bersagli e tu mi privi di entrambi. Pazienza, amico. Amica. Li ucciderai presto. Quando trovo il saggio, tu mi aiuti a uccidere Prince. Hai capito? Che troia. Sei una gran troiona, lasciatelo dire. Uccidi gli artiglieri. Non mi ero uscito gli obiettivi secondari. Comunque. Ma con un po' di soldi mi ha dato. C'ho 1.800. Quanto era? 3.800? Quanto è? 3.800 cani. C'è un'altra torre da prendere. Mi piacciono le torri. Prendi la torre. Ma te vuoi morire? Quanto pare sì. Prendi il corpo. Bello lui. Ok, c'è un artigliere qua sopra. Mi vado ad ammazzarlo. Dov'è? È lì, eh? È lì, eh? Guarda che ti vedo, eh? Ti vedo. Papam! De preda. Piacerebbe anche usare un pochino quest'arma. Però so che non è il massimo. Ah, qua c'è un, ci sono un casino di guardie. Senti, cane rabbioso. Ah, basta, sei un cane. Qua c'è una missione assassino. No, io voglio l'aquilotta. Sai come mi piace l'aquila? È una zona vietata? Si direbbe di no.
Ok. Anche se l'ha evitata, ora non lo è più. Peaches. Ok, vabbè, questa è anche relativamente semplice. Ok, di qua. Vai, gira. Ehi. Vabbè, prova a salire. Lascia. E sincronizzati. Eccolo qua. Comunque per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per la visione. Ciao, turuturu tutti. Oh merda.